tra Alessia Prete e Matteo Gentili è ufficialmente finita. Lei ha dato l'annuncio sul suo profilo Instagram. Alessia Prete e Matteo Gentili, storia finita. Si sono conosciuti l'anno scorso durante la 15ª edizione del Grande Fratello, condotto da Barbara D'Urso. La stessa conduttrice aveva preso molto a cuore la nuova coppia formata da Matteo Gentili e Alessia Prete. Il calciatore era appena uscito da una lunga storia con Paola Di Benedetto che l'aveva fatto soffrire molto. Tuttavia, aveva trovato in Alessia una ragazza dolce e semplice come desiderava che l'ha fatto innamorare di nuovo. La storia è andata avanti per un anno tra viaggi e progetti insieme, ma nell'ultimo mese i due ex gettini hanno ammesso di essere in crisi e si sono accusati a vicenda nelle trasmissioni di Barbara D'Urso. Alessia Prete. L'annuncio ufficiale della fine della relazione con Matteo Gentili. I tentativi di riappacificazione di Barbara D'Urso non sono serviti. Dopo alcuni giorni di silenzio e di caos, come ammette Alessia Prete, finalmente i ragazzi hanno avuto un confronto privato e definitivo. Ad annunciarlo a chi li segue è proprio la modella, che ha scritto una lunga Instagram story. Nell'ultimo mese abbiamo fatto entrambi degli sbagli dettati dalla rabbia e dalla delusione. Nel messaggio è evidente anche il rammarico di aver portato le loro vicende personali in TV, segno di una non comunicazione della coppia. Il messaggio continua così, qualche giorno fa ci siamo affrontati senza filtri e siamo giunti alla conclusione che vediamo le cose importanti della vita in modo differente. Non possiamo continuare a farci del male, perciò abbiamo deciso di mettere un punto felice alla nostra storia, in ricordo di tutti i momenti straordinari passati insieme. Alla fine, Alessia ha rivolto parole di ringraziamento a chi li ha sempre seguiti e ha dimostrato loro sostegno e affetto. Ha concluso il messaggio dicendo che era anche da parte di Matteo Gentili. Matteo Gentili e Alessia Prete, l'opinione di Paola Di Benedetto. Paola Di Benedetto era entrata nella casa del Grande Fratello per avere un ultimo confronto con Matteo Gentili. Quest'ultimo, però, era ancora molto arrabbiato. Lei più volte ha espresso il suo affetto nei suoi confronti, ma anche la consapevolezza che fosse finito tutto. Sulla nuova coppia, ora scoppiata, Paola si era espressa in modo un po' freddo, finirà come finiscono tante cose, si va avanti.